2019, un anno di straordinaria importanza per la Basilicata. Un anno iniziato con l'evento straordinario di Matera, capitale europea della cultura, alla cui inaugurazione abbiamo dedicato una 2 giorni di interviste e approfondimenti, ma è un anno anche importante per la città capoluogo. Di fatto nel 2019 ricorre il 900° anniversario della scomparsa del vescovo di Potenza, nonché santo patrono San Gerardo, e ci sarà il centenario della nascita della società del Potenza Calcio. Questo evento è stato ricordato in un incontro tenutosi venerdì 5 aprile presso il Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Dario De Luca, del presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, di alcuni giocatori tra cui Franza e Guaita, giornalisti curiosi, evento organizzato dall'associazione We Love Potenza del presidente Enzo Fierro. Benissimo. Questo evento è stato anche coniato in un logo, questo logo che vedete alle nostre spalle, il logo del centenario del Potenza, che è stato ideato dal grafico Mario Garramone, che è qui a fianco a me. Mario, innanzitutto benvenuto. Grazie mille, siamo emozionati perché questo è un anno, come hai detto tu, importante. Questi 100 anni del Potenza saranno la festa di tutti quanti. Allora Mario, spiegaci qual è la genesi che c'è dietro l'ideazione di questo logo che raffigura immagini e colori rilevanti per quella che è la nostra città. Andiamo insieme a te, mentre ce lo spieghi, a vedere quello che è stato il lavoro alla base di questo progetto. Allora Mario, siamo qui. Ci spiegherai quello che è stata l'idea alla base del logo che hai ideato per il centenario del Potenza. Leggiamo: progettare il passato, 100 anni del Potenza Calcio, spiegaci. Certo, quindi progettare il passato, ritornare indietro a progettare quello che poi invece sarà il futuro di questa manifestazione del centenario. Come è normale per un progetto così complesso, c'è stata una prima parte di studio, di raccolta di dati, di sistemazione di questi dati, e poi successivamente c'è stata la fase di progettazione vera e propria. Volevo far vedere che praticamente il claim, il motto, diciamo, di questo centenario sarà 100 anni da leoni, una frase che condensa appunto la forza e la tradizione dei nostri colori, che appunto è legata alla nostra squadra, ma allo stesso tempo alla nostra città. Questo perché i colori del Potenza Calcio sono legati al colore dello stemma della nostra città, che sono il rosso e il blu, e poi il simbolo per eccellenza, quello che ci contraddistingue da sempre, è il leone. Quindi la prima parte, come avevamo detto, è stata una parte di ricerca. Siamo andati in biblioteca, siamo andati su internet, abbiamo intervistato persone, perché poi ci sono tante memorie storiche qua a Potenza, persone di una certa età che ci hanno raccontato aneddoti, che ci hanno raccontato anche leggende che sono state poi, abbiamo cercato di verificare nel limite del possibile, e quindi questa raccolta di dati importanti aveva bisogno poi di un'analisi. Sono state scartate le ipotesi, quelle inverosimili, e sono state poi tenute quelle più importanti, quelli che poi sono i cardini di questo progetto. C'è stata la fase di progettazione, di creazione quindi dei materiali grafici del logo, e poi c'è la fase appunto di produzione. Ci troviamo oggi da ospiti di Sportissimo, che è poi l'esclusivista del merchandising del Potenza, e che ha cominciato appunto a preparare già i primi materiali. Abbiamo delle felpe, abbiamo i poster, abbiamo i palloni. Questa è una parte di merchandising che verrà poi mano a mano ampliato nel corso poi dell'anno. Ricerca per quanto riguarda i colori. Abbiamo fatto ricerca sul leone storico del Potenza Calcio e la ricerca sulla fondazione del nostro sodalizio, che è alquanto complicata perché non c'è un atto di fondazione vero e proprio per quanto riguarda appunto il Potenza Calcio. Soffermiamoci sulla prima parte, quella relativa ai colori. Come abbiamo detto, il simbolo della nostra città è lo stemma con il leone e con i colori rosso e blu. Questi due colori hanno una storia. Abbiamo fatto ricerche in araldica e quindi abbiamo scoperto un paio di cose interessanti. Per poter appunto avere delle informazioni storiche verosimili, abbiamo consultato il libro scritto dal 1880 del professor Antonino Tripepi, che era poi direttore dell'archivio provinciale qua a Potenza, uno storico calabrese molto importante, che ha dedicato una parte dei suoi scritti appunto a descrivere quello che è il nostro stemma cittadino. Il Tripepi affermava che il rosso dello stemma, che si trova impresso nella banda trasversale della
dello stemma stesso, riprendeva un fatto storico importante. Il rosso apparteneva allo stemma dei San Severino, che furono fra i primi feudatari della città di Potenza. La famiglia San Severino è una delle famiglie nobiliari più importanti in Italia e nel regno di Napoli. Quindi la famiglia San Severino, una delle famiglie nobiliari più importanti d'Italia e del sud Italia soprattutto, Ruggero di San Severino partecipa nel 1266 alla famosa battaglia di Benevento, combattuta appunto fra le truppe di Carlo I d'Angiò, le truppe angioine, e le truppe di Re Manfredi di Sicilia, quindi Guelfi contro Ghibellini. Durante la battaglia, per spronare i propri soldati, Ruggero uccide un capitano nemico, ne prende un brandello di camicia, lo intinge nel suo sangue e, brandendolo, praticamente porta le truppe ad attaccare. Quindi che cosa succede? Alla fine della battaglia, che viene poi vinta dalle truppe dei d'Angiò, il re conferisce l'onore alla famiglia San Severino di utilizzare nel proprio emblema il rosso. Quindi lo scudo originario, che era argentato soltanto, dei San Severino, acquista questa banda rossa, per cui il colore rosso del nostro stemma ha questa derivazione, diciamo. Questa è una curiosità che non tutti magari conoscono. Per quanto riguarda il blu, dice sempre il Tripepi, è un'altra famiglia nobiliare italiana che è stata comunque fra i feudatari della nostra regione, i Caracciolo, che nel loro stemma avevano appunto l'azzurro del cielo, che rappresenta la forza, la purezza, tutta una serie di virtù che vengono riprodotte, ricordiamo sempre nel Medioevo, attraverso i colori vengono riprodotte le virtù principali delle diverse famiglie. In questo caso abbiamo l'azzurro, per cui il blu del nostro stemma deriva poi direttamente da quest'altro stemma. E poi abbiamo la parte più importante, la parte del leone storico. Noi l'abbiamo ricostruito, ma per ricostruirlo abbiamo visto più o meno quella che è la sua origine. L'origine del leone viene ripresa dallo scudo della famiglia di Lannoy. Praticamente Filippo II di Lannoy sposa Porzia di Guevara, che diventa conte di Potenza, quindi viene a governare in città, porta il suo stemma con i tre leoni. Noi riprendiamo il leone come simbolo appunto di forza e di fierezza, e i tre leoni dello stemma vengono ripresi attraverso le tre stelle che coronano poi il leone dello stemma della nostra città. Per cui che cosa succede? Il leone storico viene posto al centro del nostro simbolo, è un leone in posizione rampante, come si dice in araldica, cioè ha il piede sinistro appoggiato a terra, il piede destro proteso in avanti, così come le zampe, la lingua di fuori, questa è una cosa molto importante perché serviva per intimorire i nemici, per far capire che il leone era simbolo di forza e fierezza ed era a protezione dei colori della nostra città, delle nostre tradizioni. Porta una corona, simbolo nobiliare. La corona non è calzata direttamente, ma è posta al di sopra dell'emblema del leone. A quel punto, studiati i colori, serviva a mettere in atto poi la progettazione vera e propria del logo. Che cosa è successo? Abbiamo dovuto campionare i colori rosso e blu fra quelli delle squadre italiane maggiormente blasonate, soprattutto quelle che hanno raggiunto già o stanno raggiungendo il centenario a loro volta. Quindi abbiamo considerato i colori del Bologna, del Cagliari e del Genoa. In grafica, quando si scelgono dei colori, ogni colore ha un suo codice. Questo perché se io voglio ottenere un risultato specifico devo dare poi a chi stamperà su determinati tipi di superficie il codice esatto per ottenere il risultato più verosimile a quello che io ho progettato. Il logo del centenario si sviluppa su tre linee, è stato prima disegnato a mano, naturalmente sono state fatte diverse prove, poi riportato al computer. E c'è una prima fascia con il 100 appunto del centenario, nei due zeri la particolarità ci sono le due teste di leone stilizzate. C'è una seconda fascia in cui c'è il nome appunto della nostra squadra di calcio, l'anno di fondazione e l'anno del 2019, che è quello del centenario, e poi alla fine viene utilizzato un font diverso, un font tipo handwriting, si dice, scrittura a mano, per mettere il motto della manifestazione. Tutte queste caratteristiche inglobate danno vita poi a quello che è il simbolo che stiamo utilizzando in tutto il merchandising e che verrà utilizzato sempre e, ripeto, ufficialmente in tutti i materiali del Potenza Calcio.
Molto bene Mario, abbiamo visto il tuo eccezionale lavoro che ha portato alla nascita di questo logo. Spiegaci se ci sono altre iniziative in programma. Assolutamente, le iniziative ci saranno e saranno tante. Saranno concatenate, nel senso che ogni volta che ne faremo una poi daremo notizia della prossima. La prima, quella fondamentale che aprirà poi ufficialmente questo centenario, sarà la posizione di una targa al cimitero vecchio di San Rocco della città di Potenza, vicino alla tomba di Alfredo Viviani, che è il nostro fondatore e che quindi simbolicamente darà inizio ai festeggiamenti del centenario. Organizzeremo la cosa con il gruppo di Cuori da Leone, che si è offerto appunto di patrocinare questa iniziativa, e quindi poi in occasione della presentazione di questa diremo poi quelli che saranno gli eventi futuri, però ce ne saranno tanti e ce ne sarà uno particolarmente importante che però non vi posso comunicare ancora. Perfetto, sui nostri canali social, sul nostro quotidiano avrete le informazioni. Ringraziamo oltre Mario per la tua gentilezza. Ringraziamo ovviamente anche Dino Avigliano e ricordiamo che l'intero merchandising del Potenza Calcio lo troverete presso qui, presso il locale di Sportissimo in Viale Dante a Potenza.